solo chi ne capisce poco pensa che in questo campionato ci sono partite facili, perché lo dimostra la storia di questi ultimi tre campionati dove tutto viene deciso sempre nelle ultime giornate, quindi vuol dire che l'equilibrio è reale, non è solo di facciata, quindi su questo sapevamo che la partita era tosta. Sull'altro discorso, lì non è secondo me merito mio, ma il merito è dei giocatori, perché poi farsi trovare pronti e entrare in certi momenti della partita e avere un impatto sulla gara non è facile, però è anche vero che è una cosa che loro costruiscono tutti gli allenamenti, perché per chi viene a vederci capisce quotidianamente quanto tutti ci danno dentro. E la cosa bella di questo gruppo è che quelle che giocano meno spingono anche di più delle altre, e quindi poi alla fine per quello si fanno trovare pronte nel momento che serve, quindi il merito è davvero tutto loro. Continuo a ripetere alle ragazze che secondo me questa squadra è troppo sottovalutata, e questa cosa deve un po' bruciare a tutti, perché in realtà io penso che sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista morale questo è un bel gruppo, e ora soprattutto nelle prossime partite bisognerà che questa cosa qui venga ancora più fuori, perché per qualcuno la stagione potrebbe finire questa sera, secondo me per noi no, e per tutti quelli che vivono la pallavolo, lo sport con i play-off nella maniera giusta, questo è il momento più bello e più importante della stagione. Poi quest'anno con i play-off challenge comunque si continua a giocare, e quindi penso che la roba più importante sia quella, ora è qui la vera sfida, perché quelli scarsi ora contano i giorni e quelli bravi invece ora pensano che c'è da divertirsi ancora. Vediamo come siamo noi. Delle robe si possono correggere ancora, secondo me l'aspetto su cui dobbiamo lavorare di più è che nella partita vanno cercate le soluzioni che poi dopo in quel momento ci fanno vincere. Invece ho avuto l'impressione che in qualche caso ci siamo un po' troppo intestarditi su alcune cose che non ci stavano venendo bene per farle riuscire a tutti i costi. Invece questo è un lavoro che dobbiamo demandare all'allenamento, poi nella gara, se con alcune situazioni tattiche facciamo male all'avversario, finché non ci sono degli adattamenti dall'altra parte della rete noi dobbiamo continuare a insistere. Quindi quello è un po' l'aspetto secondo me determinante che qualifica una squadra che sa vincere da una squadra che invece gioca per giocare.